Manca poco per raggiungere la quota delle 500.000 firme necessarie per lo svolgimento del referendum riguardante l'abrogazione dell'autonomia differenziata. La legge approvata un mese fa dal governo Meloni, che rischia di aumentare il già forte divario economico tra nord e sud Italia, e che è stata fortemente contestata non solo dai partiti di opposizione, ma anche da parte del mondo imprenditoriale, di quello accademico e di tante associazioni civiche. Persino la Chiesa Cattolica, tramite una nota pubblicata dal Consiglio Episcopale, ha espresso la propria contrarietà alla norma. Aver quasi raggiunto l'obiettivo, tra l'altro in pochissimo tempo, neanche 10 giorni, non ha però fermato né la raccolta firme online, né quella ai banchetti che vengono installati in tutta Italia dal Comitato Nazionale formato a seguito dell'approvazione della legge e che raccoglie i partiti e le associazioni di cui parlavamo prima. Nel Cilento ad occuparsi principalmente della raccolta sono i membri del gruppo territoriale di Vallo della Lucania del Movimento 5 Stelle. Ieri erano presenti in piazza Vittorio Emanuele II con il loro gazebo. Ascoltiamo il referente Alessandro Maiese. Abbiamo iniziato da 3 giorni con i banchetti, sta andando benissimo, la risposta è ottima. E la cosa bella è che, visto che accogliamo molti turisti sul territorio, ci sono molte persone del nord che stanno firmando. Gli appuntamenti che abbiamo avuto fino adesso sono state Piano Vetrale e Orria la prima sera, siamo stati a Casalvelino Marino la seconda, ieri sera ad Agropoli, bellissima serata. E questa mattina siamo a Vallo della Lucania. Oggi pomeriggio saremo nell'interno, faremo Campora, Laurina e Piaggine, domani sera saremo a Sapri e dopodomani a Scario. Questi sono i primi appuntamenti. Nei prossimi giorni daremo le date per gli altri luoghi che visiteremo. La gente si sta muovendo parecchio anche nel Cilento. Guarda, noi abbiamo iniziato un anno fa nessuno ne parlava, nessuno ne sapeva niente. Adesso tutti l'informazione ce le hanno, vengono loro e ci chiedono se non hanno i documenti, perché a volte non li hanno, quando possono tornare per firmare. No, la risposta è enorme, devo dire che le persone una volta informate sanno cosa fare. Le firme dovranno poi essere consegnate entro il 30 settembre alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum. Ricordiamo che per i referendum abrogativi, come sancito dall'articolo 75 della Costituzione, è previsto il quorum, ovvero per essere valido dovranno recarsi alle urne il 50% più uno dei cittadini italiani aventi diritto al voto.